X28 è un concentrato di alta tecnologia del valore di 1 milione di sterline e potrebbe esplodere da un momento all'altro. Questa è la storia di cosa deve possedere un'auto per sopravvivere alla più famosa gara automobilistica della Terra. Il Rally di Monte Carlo. La X28 ha un motore leggero, ma abbastanza resistente da poter attraversare le montagne, un cambio veloce come un battito di ciglia e una tenuta di strada che tiene incollati al suolo a pochi centimetri dalla distruzione. Ma tutta questa tecnologia si autodistruggerà in 3 giorni, un tributo estremo alla velocità mozzafiato. Che vinca o perda, la X28 cesserà di vivere sulle strade di Monte Carlo. La storia inizia lontano dal trambusto di Monte Carlo. Infatti il cuore dello sport automobilistico è situato nella splendida campagna inglese. E questa è la modesta facciata di Banbury, vicino ad Oxford, e varcare il suo ingresso è il sogno di ogni giovane pilota. In queste officine, automobili progettate per il comfort e l'affidabilità sono smontate e rimontate per le dure prove del rally. 9 delle 18 auto più competitive del rally di Monte Carlo sono state costruite nel raggio di 300 km da qui, attingendo a un serbatoio di ingegno e tecnologia. Ognuna deriva da un modello automobilistico di serie, ma le similitudini sono solo apparenti. La X28 è un'invenzione di David Lapworth, uno degli ingegneri automobilistici di maggiore successo. La competenza tecnica è probabilmente concentrata qui più che in qualunque altro paese del mondo. Abbiamo una sede di rappresentanza di tutte le squadre di Formula 1 nel raggio di 80 km e abbiamo i team di rally della Subaru, della Mitsubishi, della Hyundai, uno vicino all'altro. I maggiori produttori sono attratti qui dalla scienza della velocità. La tecnologia nella X28 non è fatta per durare, ma per vincere. Richiede un lavoro enorme trasformare un'auto di serie in un'auto da rally. Condividono gli stessi geni, ma il processo a cui sottoponiamo l'auto da rally è estremamente vasto. L'automobile viene quasi interamente riprogettata. È un lavoro altamente specializzato. La tecnologia è paragonabile a quella della Formula 1. La vera sfida è la velocità. È difficile per un profano capire come si guida in un rally. Tutto viene spinto al massimo, in termini di prestazione, al limite dell'affidabilità. Ore 7 di un rigido mattino di gennaio. Il rally di Monte Carlo inizia in alto, sulle Alpi francesi. David Lapworth entra nel suo laboratorio. Per 3 giorni e 1500 chilometri, la scienza della velocità si confronterà con le lancette dell'orologio. Questo è un test estremo per la tecnologia della X28. Deve sopravvivere fino al traguardo, non oltre. E il primo esperimento è con un motore che partirà con una vera e propria esplosione di vitalità. Il rischio di una detonazione è alto, quindi bisogna assicurarsi che Graham l'abbia progettato in modo tale che a 20 gradi non sia pericoloso. Per ottenere maggiore velocità, gran parte del motore è stata realizzata in alluminio. Leggero, ma anche fragile. Ogni componente del motore dovrebbe essere spinto al massimo. Se non è al limite, è troppo pesante e diventa un handicap. Dobbiamo portarlo al limite della resistenza, così come fa il pilota. O magari anche oltre quel limite. Perché quest'auto è praticamente un motore a reazione su ruote. Il suo retro bruciatore le darà il battesimo del fuoco. Il motore, essendo basato su monoblocchi e teste di cilindro di produzione, è un articolo davvero speciale. Tantissimo lavoro richiedono anche gli interni e l'elettronica. Il risultato finale sarà un'auto che nella versione rally potrà disporre di una potenza decisamente superiore a quella dei 280 cavalli del modello di serie.
Un motore da rally ha bisogno di far circolare più aria possibile nei cilindri. Più aria c'è, più carburante può bruciare per ottenere la massima potenza. Questa operazione nelle automobili di serie ad alta prestazione è affidata a un turbocompressore. Spinta dal gas del tubo di scappamento, una turbina a rotazione veloce aspira aria in enormi quantità nella parte anteriore dell'auto e la comprime. L'aria viene poi raffreddata per ottenere una maggiore compressione, così che l'energia alimenti il motore. Ma ci sono alcuni inconvenienti. Uno è chiamato ritardo del turbo. La turbina non raggiunge la velocità necessaria finché il motore non va su di giri, perché ha bisogno della spinta del gas di scarico. Così, ogni volta che si spinge il pedale, il turbo si attiva solo dopo un certo periodo di tempo, il che non è un male se si sta andando al lavoro. Invece in un rally non c'è tempo da perdere, ma questo non attira molta simpatia nel vicinato. I motori da rally bruciano carburante direttamente nel tubo di scappamento, causando un'esplosione che ritorna nel turbocompressore, triplicando la quantità di aria nel motore. Il motore da rally parte rombando. La X28 passa da 0 a 60 km orari in 3 secondi, due volte più velocemente di un'auto da strada. Ma il motore è costantemente sul filo del rasoio. I componenti, molto leggeri, sono stati progettati per durare solo poche migliaia di chilometri e se vengono sollecitati troppo, potrebbe scoppiare tutto. Durante i test, ogni motore viene fatto girare alla massima potenza per assicurarsi che possa affrontare un rally. Alcuni non vengono neanche fatti uscire dalla fabbrica. A Monte Carlo due auto hanno già fuso i motori e stanno tornando al tavolo di progettazione. Se il motore della X28 sopravvivesse, teoricamente avrebbe un vantaggio sulle altre auto. È l'unica auto della corsa ad avere i quattro cilindri posizionati orizzontalmente anziché verticalmente. Questo le dà un centro di gravità più basso, perfetto per affrontare le curve a velocità elevata. E la spinta del motore arriva al centro dell'auto come un propulsore, distribuendo facilmente la potenza a tutte e quattro le ruote. Ma solo in gara si passerà veramente dalla teoria alla pratica. La X28 è nelle abili mani del finlandese Tommi Mäkinen, per alcuni il più grande pilota di rally di tutti i tempi. Il copilota Kai Lindström ha dettagliati appunti sulle curve della strada e a questa velocità si susseguono in modo vorticoso. L'Upward e i suoi ingegneri studiano la macchina al microscopio. Cerchiamo di bilanciare i rischi. Del resto è questo che fanno continuamente i piloti, decidendo dove e quando spingere, tenendo sempre presente l'eventualità di poter commettere un errore e di finire fuori strada. Noi facciamo lo stesso. Dobbiamo rischiare il tutto per cercare di vincere o vogliamo fare qualcosa di meno rischioso? Bisogna considerare tutti questi fattori. La decisione più rischiosa verte intorno agli pneumatici. Se l'Upward non fa la scelta giusta, tutta la tecnologia della X28 si rivelerà inutile. Sono la parte più sottovalutata dell'equazione, dal profano e perfino dall'automobilismo. Non importa quanto investiamo in sofisticati sistemi di controllo per l'auto, per sospensioni speciali, trasmissioni e altro. La tenuta di strada dipende dallo pneumatico, perciò il suo rendimento è fondamentale nella prestazione dell'auto. Infatti, se si sostituisce questo pneumatico a quello di un'auto di serie, si noterà che quest'ultima acquisterà velocità. Quindi ciò può essere un fattore determinante in un rally. Si può vincere o perdere a seconda della scelta fatta. Non provate questi pneumatici sulla vostra auto. Gli pneumatici da corsa sono incredibilmente lisci. C'è appena qualche scanalatura per far sì che la gomma aderisca meglio all'asfalto. Ma gli pneumatici lisci vanno bene solo sull'asciutto. Questi sono tre diversi tipi di pneumatici. Questo va bene solo con un clima assolutamente asciutto. Ci sono alcune scanalature perché sono previste dal regolamento. Non è più consentito gareggiare con pneumatici lisci. Questo è uno pneumatico che viene considerato liscio. Quest'altro, come potete vedere, ha molte più scanalature per convogliare l'acqua verso l'esterno. Questa è chiamata intermedia, ha un taglio qui in mezzo per eliminare l'acqua.
Invece questo è uno pneumatico da neve. Come potete vedere qui, ha dei perni di metallo che penetrano nel ghiaccio sotto la neve. A volte, per esempio, può capitare che l'auto debba percorrere una tappa di 20 km, di cui 18 sull'asfalto asciutto e 2 sulla neve. In questo caso si montano gli pneumatici lisci, perché nei 18 km si guadagnerà molto più tempo di quanto se ne perderà nei 2 sulla neve. Bisogna giocare con la sorte, c'è la possibilità di incontrare il ghiaccio, ma tutte le squadre monteranno gli pneumatici più lisci che verrà loro consentito. Gli pneumatici vengono mantenuti caldi con uno strumento elettrico. Quando la gomma si scalda, diventa più morbida e appiccicosa, permettendo una maggiore aderenza. Quando si monta un treno di pneumatici nuovi, per il primo chilometro bisogna stare davvero molto attenti, perché gli pneumatici non hanno ancora raggiunto la temperatura ottimale che verrà ottenuta guidando. Mentre lo pneumatico si scalda, si inizia a percepire una buona tenuta di strada, non si hanno più problemi e si può andare alla velocità che si vuole. Questi pneumatici devono durare solo 50 km, non 50.000. Ottenere uno pneumatico dalla durezza ottimale è fondamentale. Il segreto è cercare di scegliere il composto più morbido che regga alla distanza. Se si fa una valutazione sbagliata, verso la fine della tappa si perde molto tempo quando si logorano i battistrada. Se invece si scelgono pneumatici troppo duri, si perde aderenza in entrambe le tappe. L'Upworth punta su uno pneumatico più duro delle altre squadre. La X28 dovrebbe perdere tempo all'inizio, ma lo riguadagnerà con gli interessi se gli pneumatici durano di più. Pensiamo al momento di aver preso la decisione giusta. Abbiamo un composto di morbidezza media, che pensiamo possa reggere per tutto il percorso. Speriamo così di guadagnare qualche secondo. Nel tardo pomeriggio le cose vanno meglio. Tommy è il più veloce finora. Tommy deve essere in vantaggio di 2 o 3 secondi. Ma adesso entra in gioco il ghiaccio. Tommy è passato da +2 a -3. Probabilmente Tommy è slittato o qualcosa del genere sul ghiaccio. Peccato, ma per fortuna non ci sono danni all'auto. Beh, è andata quasi secondo i piani. Tommy è andato molto bene nel tratto asfaltato, ma purtroppo ha slittato sul ghiaccio. Dobbiamo riconoscere che abbiamo perso 24 o 25 secondi. Gli pneumatici a lunga durata hanno tenuto, recuperando tempo nel tratto asciutto. Dopo 100 km, la X28 è ancora di soli 5 secondi fuori della tabella di marcia. Questo è l'ultimo intervento prima che diventi buio e gli pneumatici non sono le uniche parti che bisogna sostituire. I freni si stanno già consumando. Funzionano come quelli della bicicletta. All'interno c'è il compasso, i pistoni spingono pesanti pasticche sul disco del freno e l'attrito rallenta la ruota. Ma un'auto da rally frena a una velocità di 150 km orari ogni pochi secondi. Per poter esercitare l'attrito, i dischi dei freni devono essere solidi. I freni sono molto più grandi di quelli che troveresti su un'auto di serie, per via dell'abuso che ne fanno i piloti e della natura del manto stradale. La condizione estrema è sull'asfalto, su cui c'è molta aderenza, quindi i piloti frenano all'ultimo momento e a fondo. Così nei rally come quelli di Monte Carlo, nei rally sull'asfalto, i dischi anteriori hanno un diametro di 370 mm, ovvero più grandi delle ruote di molte auto di serie. La frenata sposta il peso dell'auto sulle ruote anteriori. L'elevato attrito brucia i dischi a una temperatura di oltre 300 gradi. I dischi nuovi sono una precauzione di vitale importanza. Nel buio totale, la X28 coprirà una distanza di 30 km in soli 30 secondi in più che alla luce del giorno. La prima giornata si conclude senza ulteriori contrattempi e la meccanica presenta il suo conto per Monte Carlo. I costi finora, 3 treni completi di pneumatici, un set di freni nuovi, più la fatica, ma almeno non ci sono straordinari da fare.
Secondo giorno. Dei 18 principali contendenti, in gara ne sono rimasti solo 14. E la pressione sta raggiungendo il culmine. Nelle tappe montane di oggi, le auto devono affrontare i tortuosi percorsi ghiacciati all'incredibile velocità media di 90 km orari. Il più piccolo errore può lanciare l'auto nell'abisso e si vedrà chi è lo squalo e chi il pesciolino. A questa velocità un'auto normale non potrebbe mai tenere la strada, ma l'X28 ha un sistema di trazione computerizzato che in teoria dovrebbe tenere ogni singola ruota incollata al suolo. Se questa teoria è giusta, allora l'X28 guadagnerà secondi importanti. Se è sbagliata, l'auto tornerà a Monte Carlo utilizzando una strada secondaria. Per scoprire i segreti della tecnologia della trazione avanzata, dobbiamo tornare nel Regno Unito. Infatti se ne avvale anche l'auto che Tommi Mäkinen utilizzerà nella prossima gara, il Rally di Svezia, che avrà inizio fra 2 settimane. I collaudatori stanno già lavorando alla messa a punto del dispositivo di controllo della trazione dell'auto. Un'auto perde trazione se una delle sue ruote comincia a slittare o a girare troppo velocemente. Ma l'auto da rally mantiene la trazione anche nelle curve più strette perché ha un computer che controlla ogni singola ruota. Questo è possibile solo grazie ai differenziali che permettono alle ruote di girare ognuna a diversa velocità. Quando l'auto si muove in linea retta, la ruota sinistra e quella destra girano alla stessa velocità. Ma quando l'auto svolta a sinistra, il differenziale permette alla ruota destra di girare più velocemente, coprendo la maggiore distanza esistente all'esterno della curva, mentre la ruota sinistra gira più lentamente. Però possono esserci dei problemi. Se i ritmi di rotazione sono troppo simili tra loro, per l'auto sarà difficile curvare ed effettuerà quella che viene chiamata sottosterzata. Oppure se il differenziale permette alle ruote di girare troppo liberamente, l'auto tenderà a sovrasterzare. A differenza dell'auto di serie, l'auto da rally controlla attivamente i differenziali, adeguando la velocità di ogni singola ruota. In un'auto da competizione, in cui di solito si crea molta più potenza di quanta ne serva davvero, e in cui c'è il potenziale per far girare molto le ruote e si può farle andare a velocità diverse sui percorsi più impegnativi, bisogna controllare la velocità di rotazione, distribuire la potenza alle ruote che hanno aderenza maggiore quando l'auto è spinta al massimo. Quindi ci sono esigenze diverse in un'auto da competizione e in una di serie. La complessa elettronica dell'auto contiene sensori che possono rilevare se una ruota sta girando troppo velocemente perdendo trazione. Un computer collegato ai differenziali distribuisce la potenza del motore alle ruote che hanno aderenza sufficiente per poterla utilizzare. Il risultato finale è che il pilota tiene spinto il pedale. Con una buona trazione tutta la potenza del motore serve a spingere l'auto in avanti. La messa a punto dei differenziali è fondamentale per ottenere un'auto che sia esattamente come la vuole il pilota. Il modo in cui distribuiamo la coppia intorno alle quattro ruote cambia l'equilibrio dell'auto e l'energia che inviamo nella sospensione e nello sterzo danno al pilota l'input per individuare il punto di aderenza e quanto può ancora spingere prima di arrivare al limite. State per vedere la X28 spinta al massimo, con Tommi Mäkinen che affida all'auto il compito di controllare la trazione di ogni ruota. Su questa curva c'è una piccola macchia di umidità, ma Mäkinen porterà l'auto proprio sul bordo. La macchina si è mossa pochissimo sulla macchia di umidità nella parte interna della curva. Notevole. Una tecnologia come questa fa guadagnare solo pochi secondi, ma bastano per vincere un rally. Durante i test spesso David Lapworth prende il posto del copilota per vedere i frutti delle sue fatiche. Su una strada ampia è facile rendersi conto di come sta guidando il pilota, vedere le traiettorie che prende quando accelera e individuare la sua tecnica di guida. Ma sul tratto pieno di curve e avvallamenti su cui siamo scesi io e Tommy, a un certo punto accadeva tutto così in fretta che non mi è rimasto altro da fare che starmene in disparte e vedere quale velocità era capace di raggiungere nel tratto pieno di curve.
Uomo e macchina lavorano in perfetta armonia. La X-28 affronta la giornata conclusiva con un vantaggio di un minuto e mezzo. Finora mi sembra sia andato tutto bene. È stato un lavoro molto duro. Abbiamo fatto un grande passo avanti circa 12 mesi fa, introducendo molta nuova tecnologia. Poi abbiamo lavorato duramente per 6 mesi per cercare di perfezionarla e di risolvere tutti i problemi tecnici. Penso che ci siamo riusciti e ora iniziamo a raccoglierne i frutti. Il vero premio arriverà soltanto se l'auto taglierà il traguardo e vincerà. Ma la X-28 sta per vivere l'ultimo giorno della sua esistenza. E c'è un ultimo componente vitale che potrebbe venir meno da un momento all'altro. Con il casinò di Monte Carlo in vista, David Lapworth gioca d'azzardo con la tecnologia più preziosa dell'auto. L'ultimo giorno la tensione è davvero alta. Dal momento in cui ti svegli al mattino non puoi più rilassarti perché ci sono moltissime decisioni da prendere e per di più ci sono tante cose che possono andare storte. Bisogna essere assolutamente concentrati. La X-28 sta raggiungendo il culmine del suo potenziale tecnologico e Lapworth prende delle precauzioni. Il componente più costoso della macchina ora viene sostituito. La scatola del cambio. Come i motori, anche le scatole del cambio devono essere il più leggere possibile. Sono state progettate per resistere la durata del rally, non di più. Cambiarla prima è una precauzione costosa. Le scatole del cambio delle auto da rally costano 60 volte di più di quelle di un'auto di serie, perché devono cambiare le marce 10 volte più rapidamente. Inoltre, un pilota di rally difficilmente si trova nella condizione di poter schiacciare completamente il pedale della frizione, magari su un rettilineo. Al contrario, alterna continuamente marce alte e basse per affrontare brusche curve. Deve disporre della marcia che vuole nel momento esatto in cui gli serve. Con un'auto di serie, perfino un pilota professionista non impiega meno di mezzo secondo per cambiare marcia, usando la leva del cambio e il pedale della frizione. Per Tommy Mäkinen, mezzo secondo equivale a una vita. Deve cambiare marcia così velocemente che si vede a malapena mentre lo fa. Le scatole del cambio che rendono questo possibile sono state realizzate dal team della fabbrica inglese. E il segreto è il sistema idraulico. Questa è la scatola del cambio, che è collocata dietro al motore e l'energia arriva dalla parte anteriore. All'interno della scatola ci sono 6 rapporti, 6 velocità che sono completamente automatizzate rispetto al pilota. Le marce sono installate in modo simile a quelle di una bicicletta. Gli ingranaggi in posizione intermedia agiscono come la catena di una bicicletta, inserendo una marcia alla volta. In una scatola del cambio convenzionale, chi guida deve spostare fisicamente i rapporti usando la leva del cambio. Però fare questo richiede del tempo. Nella scatola del cambio di un'auto da rally, il lavoro viene svolto per lui alla velocità della luce. Le marce vengono inserite dal sistema idraulico mediante la pressione interna dell'olio. Il pilota non deve fare altro che dare un colpo secco a una piccola leva sul volante e l'idraulica della scatola del cambio cambia marcia in circa 30-40 millesimi di secondo. È davvero veloce. All'interno di una unità sigillata nella scatola del cambio, la pressione dell'olio muove un piccolo perno che agisce da leva del cambio. Supponiamo di essere in prima, perciò in questa posizione qui. Se si vuole passare in seconda, questo si sposta indietro così, grazie al sistema idraulico. Se si vuole inserire la terza, allora passa in folle, poi si sposta e fa entrare la terza, così. Come potrete immaginare, tutto avviene molto velocemente, muovendosi rapidamente avanti e indietro per mezzo della pressione idraulica. Si tratta di millesimi di secondo. Sulla pista di prova, i preparativi per il prossimo rally sono quasi finiti. Questa squadra è stata la prima a introdurre la cosiddetta scatola del cambio con il telecomando a filo, ma la battaglia per la supremazia tecnologica non finirà mai. Un ingegnere controlla elettronicamente ogni componente vitale, limando ogni millesimo di secondo. Ma il test fondamentale è su strada. A Monte Carlo, la nuova scatola del cambio è già a posto.
L'ingegnere la sottopone agli stessi test finali. E li supera. L'intera scatola del cambio è stata sostituita in soli 12 minuti e potrebbe essere un trapianto di vitale importanza. Se la X-28 sopravvive almeno 100 km in più, la vittoria è assicurata. Un'auto progettata per questo unico scopo entra nei suoi ultimi secondi di vita. Il suo motore turbocompresso è sopravvissuto a quasi 3 giorni di aspri tornanti montani, a una media di 90 km orari. Ha consumato 10 treni completi di pneumatici da corsa e una scatola del cambio nuova di zecca. Ora non deve fare altro che raggiungere il traguardo. Sta perdendo tempo, sta perdendo molto tempo. Ja Serpo vasen, 100 maali. Yes, yes, yes. Amen. Yes, yes, yes. Pitkä vasen eli plus. No näin. Hyvä. Yes, kiitos. Onneksi on. La X-28 ha vinto il rally di Monte Carlo. Compiuta la sua missione, l'auto sarà riconsegnata alla fabbrica del Regno Unito, dove sarà smontata perché ne vengano recuperate alcune parti. Ma ora inizia un'altra storia. Fra 2 settimane Tommy Mäkinen avrà un appuntamento in Svezia e un'altra auto sarà destinata a non andare oltre il traguardo.